al di fuori dell'Unione Europea. Il settore agroalimentare e delle bevande rappresenta il 10,7% delle importazioni dall'Italia agli Stati Uniti, dietro a meccanica, moda e accessori, chimica e farmaceutica. Il comparto ha chiuso il 2021 con importazioni dall'Italia agli Stati Uniti in aumento del 18,2% a oltre 6,5 miliardi e in questo settore siamo sostanzialmente al quarto posto. Ma in termini assoluti i campioni del Made in Italy, così come li ha definiti l'agenzia ICE, restano i prodotti simbolo della penisola: olio di oliva, pasta, formaggi, acque e aceti. Che effetto stanno avendo i problemi della supply chain, i costi dei trasporti in aumento, anche il conflitto in Ucraina? Analizziamo la situazione attraverso gli occhi di Agritalia, un'azienda che da oltre 30 anni crea ed esporta prodotti alimentari per le private label nordamericane. Negli Stati Uniti, che generano l'85% del fatturato dell'azienda, Agritalia lavora con le principali catene della grande distribuzione, incluso Whole Foods di Amazon, che l'ha premiata come National Supplier of the Year nel 2011, 2019 e 2020. In occasione della sua recente visita a New York ho parlato con Leo Nucera, direttore marketing e vendite di Agritalia S.p.A. Mi sono recato questa settimana a visitare alcuni nostri clienti storici sul territorio, catene di supermercato e distributori, presenti in tutti gli angoli degli Stati Uniti, dal Midwest al Texas, all'East Coast, alla California. L'incontro era doveroso, bisognava dare delle rassicurazioni. I nostri clienti avevano necessità di comprendere qual era la visione. Ci sono tantissimi out of stock sugli scaffali di tanti retailer negli Stati Uniti, c'è preoccupazione per quello che sarà il futuro prossimo, quindi c'era bisogno di dare una visione, comunque delle soluzioni a quella che è la situazione contingente del momento. Quali sono le ripercussioni sull'agroalimentare italiano dovute alla guerra in Ucraina? Il conflitto tra Russia e Ucraina ovviamente ha contribuito a creare una sensazione di incertezza per quanto riguarda il futuro prossimo. I nostri clienti ovviamente appena resa nota la situazione ovviamente si sono allarmati e hanno iniziato a chiedere quali potevano essere le implicazioni per quanto riguarda i propri prodotti rispetto alla situazione contingente. Ci sono tante sfaccettature, sicuramente il trasporto internazionale potrà avere delle ripercussioni, ma anche alcune componenti come il grano duro, il grano tenero, che possono avere ovviamente una ripercussione su quelle che sono le forniture e soprattutto i prezzi delle materie prime. L'incertezza nei tempi di consegna va a pesare chiaramente sul Made in Italy negli Stati Uniti, a favore invece di prodotti Made in USA. Che impatto ha avuto dunque il problema legato alla supply chain? Io sono stato già a novembre, quindi pre-Thanksgiving, l'holiday season, che è un periodo molto decisivo per la grande distribuzione negli Stati Uniti, e assolutamente non era una situazione grave come quella che ho trovato questa settimana. Scaffali vuoti, in tutti gli Stati Uniti ho visitato tanti store, tante catene, grosse catene di supermercato, dove ho visto scaffali della pasta vuoto, scaffali di tante commodity veramente con pochissimi pezzi, tanti prodotti domestici. E questa situazione è stata preoccupante perché ho pensato a 2 anni dal panic buying della primavera 2020, la supply chain non ha trovato quella giusta medicina per portare a una soluzione la situazione di contingenza che stiamo vivendo. Trasporti in tilt, consegne in tilt, a tutto questo si sono aggiunte anche le proteste dei camionisti prima in Canada e poi negli Stati Uniti. Qual è qui la situazione? La situazione dei trasporti internazionali ovviamente ha avuto ripercussioni anche sul territorio, perché uno dei fattori scatenanti degli autostock o comunque dei ritardi delle consegne arriva anche qui sul territorio per la carenza dei circa 85.000 autisti che oggi mancano nel comparto del trasporto
domestico sul territorio americano. I player stanno soffrendo quella che è l'incertezza dei tempi di consegna. Le navi aspettano il radar, c'è bisogno di tante settimane per poter arrivare ai centri di distribuzione e spesso c'è anche una carenza di personale qualificato ai centri di distribuzione per poter dare degli appuntamenti per lo scarico delle merci. Tutto ciò si tramuta ovviamente in carenza di supply, carenza di fornitura di prodotto e di conseguenza con tanti vuoti a scaffale. Che cosa si può fare per sostenere il Made in Italy in questo momento? Prima di tutto bisogna fare sinergia, bisogna condividere le best practice tra le aziende, tra i player che conoscono bene questo mercato e soprattutto bisogna comprendere con il cliente finale quali possono essere le aspettative. In questo periodo particolarmente critico, qual è il rischio maggiore per le aziende italiane? Il principale pericolo per le aziende italiane in questo momento è perdere lo spazio a scaffale. Perdere lo spazio a scaffale per una paura da parte delle catene di supermercato, comunque degli interlocutori, di avere il prodotto, di ricevere il prodotto nei tempi prestabiliti. E oggi ci sono tante catene di supermercato che preferiscono posticipare l'innovazione, preferiscono posticipare il lancio di nuovi prodotti, soprattutto importati, perché non sentono la fiducia nell'importare prodotti oltreoceano. Il fatto di perdere spazio a scaffale oggi in una situazione contingente significa probabilmente perderlo per tanti anni, perché sappiamo che una volta usciti da una catena di supermercato spesso ci vogliono fine anche 5 anni o probabilmente quello spazio è perso per sempre. E per concludere, perché è importante il turismo americano in Italia per vendere di più prodotti italiani negli Stati Uniti? L'Istat ci dice che ci sono stati circa 6 milioni di turisti nel 2019 che hanno viaggiato dagli Stati Uniti all'Italia. E ovviamente con la pandemia nel 2020-2021 e probabilmente nel 2022 questo dato si è attestato intorno ai 800-900 mila viaggiatori l'anno. Questo ha comportato due problematiche. La prima è che ci sono stati tanti ambasciatori in meno che hanno portato il Made in Italy a casa, nelle proprie famiglie e propri cari. E un altro aspetto molto importante sono le nuove generazioni, generazione Z, ma anche i millennials, che hanno avuto un vuoto negli scorsi 2 anni e non hanno potuto probabilmente affrontare una carenza scaffale di un prodotto, non hanno sentito l'esigenza di acquistare quel prodotto perché non hanno avuto quella spinta anche derivante dalla propria esperienza di viaggio dagli Stati Uniti all'Italia e quindi questo vuoto bisogna affrontarlo, bisogna educare le nuove generazioni ad apprezzare quello che è il Made in Italy. Ed è tutto per questa edizione di The Floor, grazie per la vostra attenzione come sempre.